Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro AndreaLink91, sono io che è Watch 3. Dunque, dobbiamo andare al molo, ma prima qui abbiamo i nostri amichetti che si stanno prendendo un bel gelato. Sembra un gelato, non so cos'è. Dipendente, tanto che non ho clienti. Ci volevo io a venire in America per farti avere clienti, eh? Wyatt, vorrei essere come te. Non so di cosa parlare. Non riuscirò io a parlare con i ragazzi. Ma ci sono io, tranquilla. Parlerò io con te, dai. Qui si gioca a basket. Vabbè, sì, rimanete fermi lì per sempre. Wow, un cannone! Bello! Ce lo fumiamo? Andando avanti, arriveremo al molo. Eccolo qua. Ah, sì, la Mimisippo, la barca Mimisippo, che vediamo anche nel trailer. Un battello a vapore, un traghetto, come lo chiamate? Eccoci al molo! Che bella brezza marina, niente! E guardate quell'enorme nave laggiù! Chissà che tipo di persone salgono su una nave del genere. Persone ricche a quanto pare. Ferry è traghetto, quindi... Salve. Buon voyage. Wheela. Gibanian. Che ragazza di classe. Andrea, stai arrossendo? Ma che dici? Andiamo a dare un'occhiata alla nave. Sì, che è meglio, dai. Nathan, ricordi che c'è Katie che ti aspetta in Giappone. Da vicino è ancora più grande. Immagino, immagino. Bella però. Ma ci picchia. Bella davvero. Ehi là, ragazzino, tu sei un braccio di ferro mancato? Wow, da qui sembra ancora più grande. Una bella bagnarola, right? Già, non ho mai visto una nave così grande. Andrea, andiamo a vedere anche le altre barche, Nia? Certo. Contenti voi. Oh. Oddio, mo arriva il poliziotto qua. Questo? Bordo laggiù, riconoscerai quella testa ovunque. Arriva la pula. Hey, detective Sireni, ma che ci fa qui? Chi si vede? Detective Andrea. È un piacere incontrarti qui. Detective Sireni, come mai si trova negli USA? Ho remato la Valdora per scavare gli Yokai Wanted. Ha remato? Yokai Wanted? Ritro appunto come sempre, Detective Andrea. Sono dei malvagi e efferati Yokai che stanno seminando il panico in tutti gli Stati Uniti. Quindi in pratica sono la versione USA degli yo criminali? Il fato mi guida nel piano di cattura di questi temibili yokai. Così come il fato mi ha permesso di incontrarvi. Ti nomino detective speciale per gli yokai wanted. Cosa? Eh sì, bene così allora. Gli yokai wanted. Acciuffali con il pulsante A. Rintracciare e sconfiggili. Alcuni l'ho combattuti e erano davvero forti. Tipo io ero al 20, loro al 40, ma li ho battuti. Quindi erano forti ma deboli, eh? È un po' strana la cosa. Sapevo che sarebbe successo una cosa del genere non appena l'ho visto arrivare. Si è fatto tardi, devo correre alla centrale di polizia. La centrale di polizia? Quindi ora è un agente di polizia? Beh, a presto. Certo però che arrimare da qui... Fino... da Valdor fino a qui... Andiamo alla centrale di polizia e vediamo che cosa combina. Sì. Oh. Ora c'è il poliziotto che vuole la pizza. Ma quanto è grande. Ma perché? Più piccoli fate i posti. Davvero immenso il posto qui, ragazzi. È fantastico. Ma più che altro sapete come passerete il tempo? Non tanto a correre in su e in giù. Ma davvero la storia è davvero lunga. Poi c'è comunque sia anche la storia di Luna. Sono due storie in uno, ragazzi. È bellissimo sto gioco.
Non ve ne pentirete affatto di giocarlo, ve lo giuro, è fantastico. Ha tutto quello che si può godere da uno Yo-Kai Watch. Ah, eccolo qui, ma lui? Non alla centrale vera e propria? Vabbè, va. Allora, sireni. Go-Yo? Eccola qua, Detective Sireni. Ah, è tutto troppo bello per essere vero. Che si vede, Detective Andrea? Che piacere incontrarti di nuovo. Ho terminato i miei giri di pattuglia del circondario. E come sospettavo, Arachidi è piena di zeppa di attività yokai sospette. Sul serio? Sì, mentre alcuni yokai sono causa di misfatti, altri hanno bisogno di aiuto. E qui tu, Detective Andrea, entri in ballo. Devi occuparti di queste missioni. Cosa? Puoi ricevere missioni da personaggi contrassegnati con il simbolo... Pentagono. Completandole guadagnerai esperienze e oggetti. Alcune missioni sono missioni chiave. Certamente. Per verificare che tu sei all'altezza di questo compito, voglio che completi 3 missioni. Se riesci in questa impresa, dimostrerai di essere un vero segugio. Buona fortuna, Detective Andrea. La pace di Arachidi è nelle tue mani. Ok. È assillante come sempre. Completiamo allora queste missioni chiave alla svelta. E... per 1000 giravolte, che fame! È Keijiro! Anche Keikoma! E Tomnian? Prendiamo un po' di sushi! Tomnian vuole il tempura, miau! Per 1000 giravolte, no! Vogliamo del sushi fresco! Non se ne parla, amico, io voglio del tempura croccante, miau! Ehi, amico! Digli anche tu che il tempura è molto meglio del sushi. Miau! Eh? In effetti non è una scelta facile. In effetti io oggi mangerei sushi dopo tanto tempo, mentre il tempura l'ho mangiato pochi giorni fa. E devo dire che il tempura è... di gran lunga meglio. Ma il tempura mi è sempre piaciuto alla fine. Il sushi invece l'ho provato per la prima volta un anno fa. Il tempura, ragazzi, è tanta roba, eh. Scelgo tempura, mi dispiace, ma stavolta scelgo tempura. Yeah, mio amico mi capisce. Miau. Perché non ordinate separatamente se non riuscite a mettermi d'accordo? Neanche per sogno, amico. Miau. Per nessuna giravolta. Allora ordiniamo un sukiyaki e facciamo contenti tutti. Miau. Non penso che saranno tutti contenti, Jibanyan. Per me va bene. Per 1000 giravolte, ci piace il sukiyaki. Ma allora è deciso, immagino. Straordinario, amico. Saprò chi chiamare quando sono nei guai. Ma non volete venire con me voi? Che cosa è appena successo? Whisper, non lo so, io qua non ci capisco nulla. Perfetto, la prima missione che dobbiamo affrontare è questa. No, non ce la faccio, non riesco a fare un altro passo. Oh cielo, sembra stia per collassare. Si sente bene? Oh, hello, giovanotto. Ti vai dare una mano per proteggere la città? Mi servirebbe proprio il tuo aiuto. La pizza che aveva ordinato la gente non è ancora arrivato. Facciamola. Oh, grazie, figliolo. Te ne sono molto grato. Vedi, il fatto è che sono così affamato che non riesco a muovermi. Scusi, cosa? Ho ordinato il pranzo secoli fa e non è ancora arrivato. Ora dovrei essere di pattuglia, ma ho così tanta fame che non riesco a muovermi. Sembra una vera emergenza, Andrea. Se non può essere di pattuglia, come potrà aiutare a proteggere la pace? A proteggere la pace? O a prendere le mazzette? Vedremo. Ecco perché ho bisogno di te, giovanotto. Potresti andare in pizzeria a vedere cosa è successo a mio ordine? Sì. Ok, non si preoccupi, ci penso io. Sapevo di poter contare su di te, giovanotto. Grazie di cuore. Ho effettuato l'ordine alla pizzeria di Riva del Nord. Dobbiamo affrettarci. Avanti, Andrea. La sicurezza della città dipende da te. Una pizza protettrice della pace a inizio. A lui ho dato il... un accento un po' americano. Per renderlo un po' differente dagli altri. Oh, tu? È ufficiale, non sei ancora pronta. Ti sbagli, non sono più una... Jacinta? Jacinta? Ti sbagli, non sono più una bambina, capito? Posso farcela? Che succede? Hello? Sto aiutando Jacinta a imparare ad andare in bicicletta. Ma probabilmente ancora troppo presto. Non è vero, posso farcela. Ricordo quando hai imparato? All'inizio fa davvero paura. Ma non tanta paura. Più che altro è paura di caderti e di farti male. Non perché hai paura di
di andare in bicicletta, hai paura di farti male. Ehi Andrea, perché non provi ad insegnarle tu? In via dei mattoni Alissa sta insegnando a Giacinta come andare in bicicletta. Davvero? Aiuterai Giacinta ad andare in bici, che gentile. Bene, la prima cosa devi imparare a pedalare nel modo giusto. Questo lo sa già, vuole imparare in fretta. Ehi, non so, ma che corro a fare? Bene, almeno sai come si usa il manubrio per sterzare. Non so, ma che corro a fare? Sai usare i freni? Non so, ma che corro a fare? Dici bene, non c'è bisogno di correre, è ancora presto. Nathan non è convinto. Se non lo sai, perché stai correndo? Un attimo, nessuno ripeterà tutte quelle volte la stessa frase, che sia... Smetti di dare sempre la colpa agli yokai, ok? Non ha senso! Stavolta ne sono certo, userò la lente yokai! È ovvio che sia colpa di uno yokai, Whisper. È sempre colpa di uno yokai. Ok, questo yokai dovrebbe essere qui. Cos'è? Ah, è punto interrogativo! Vediamo un po'. Corri, ignoro. Ma perché corri? Lo sapevo. Oh sì, giusto, c'era lo zampino di uno yokai. Questo yokai si chiama Corri, ignoro. Ignora perché corre, ma lo fa comunque. Allora, questo spiega perché ha fretta di imparare, ma non sa perché. Corri e ignori. Parlare con lui non servirà a niente, Andrea. A quanto pare no. Ma dobbiamo fare qualcosa. O Giacinta non imparerà mai ad andare in bicicletta. E allora facciamolo ragionare a suoni di Potter. Vai, fuocabolario! Yeah, distruggili tutti! Ah, lei invece mi sa che è un'incantatrice. Vediamo un po'. Rica rancore. Ah, perdono gradualmente PS. Mi hai rotto. Tanto. Signore, ci diamo una mossa? Fregato! Neanche fatto in tempo. Poverino. Non male, non male, ma c'è ancora molto lavoro da fare. Oh, lei è una spaventa tutti. Bello. Corri! Se non lo sei tu che corri. E se n'è andato. E anche l'incanto è sparito, meno male. Provaci, Giacinta. Ok. Ci provo. Nessuno potrà fermarmi. La velocità è mio forte. Oh mio Dio. Wow. Ha cambiato atteggiamento da un momento all'altro. È come se l'avessi colpito un incantesimo. Non sei preoccupata? È sprecciata via tutta la velocità come un razzo. Hai ragione, dovrei andare a vedere come sta. Sembra una spietata lei. E niente, è scomparsa. Ok, attiviamo la navigazione per la prossima missione. Ho fatto una missione che non c'entrava nulla. Attiviamo un po' la navigazione con questa. Che è su. Ok, quindi aspetta. Attivo intanto quest'altra, così almeno ce l'ho pronta. Ah no, è sempre lei. Ma sta bicicletta la possiamo prendere noi? Ah? Perché stavo andando così veloce? Beh, è il tuo pedalare, sciocchina. Continuiamo un attimo con questa missione qui, dai. Qualcosa non torna. Un minuto prima non sa pedalare, quello dopo una scheggia. C'è lo zampino di uno yokai. Mi stai prendendo in giro? Non fare finto tonto, vedrai. E vedremo sì.
Ah, questo! La montagna. Allora, tu chi sei? Lo sapevo! Un altro? Questo yokai si chiama Picco di Velocità. Incanta le persone per farle guidare come forsennati. Quindi praticamente tutti in America? Ehi, perché hai incantato Giacinta? Di cosa ti lamenti? Sta andando in bici o sbaglio? Poteva finire contro un albero e farsi male. O peggio, contro una macchina. Frena! Un lento come te non può comprendere la velocità, togliti di mezzo! E combattiamo ancora. Volete proprio farvi male voi, eh? Va bene, andiamo. Però con Jibanyan. Almeno i primi due. Oh, chi è quello? Quella lumaca. Vai Jibanyan. Ah, lettera rotta. Questa notte è un po' strana. Quell'uovo là dietro. Ok, quello è diventato pigro. E invece ora no. Ok, è rimasto solo lui. Facciamocelo al tecamino. Sì, alla cock. Mi sa che con uovo vigore recuperava un po' di salute. E dai! È andato bene. Poi ti dico, ma com'è che non finisce la lotta? Era ancora vivo il maledetto. Hai capito? Allora. No! Ciao. Adesso dovresti riuscire ad andare con tutta calma. Assolutamente no. Non salirò mai più su una bicicletta in vita mia. È stato terrificante. Te l'avevo detto che era troppo presto, Giacinta. Non ho bisogno della bici per divertirmi. Cosa farei con questa allora? Puoi prenderla tu! Ma a me non serve, ho già la mia bicicletta, non ricordi? A me allora, a me! Ecco, prendila tu! Io? Ci puoi scommettere, prendila! Beh, se ne sei sicura! Ottimo, se la vuoi è tutta tua! Se non la prendi tu, non credo che la prenderà nessun altro! Che botta di fortuna! Ci serviva proprio una bicicletta! Grazie agli yokai! In un certo senso, la prendo io! Bicicletta Rock! Oh yeah! Prenditene cura, ok? Beh, per una che ha appena dato via una sua bicicletta mi sembra davvero felice. Ma immagino che sia il tuo giorno fortunato. Ti sei guadagnato una bici? Credo di sì. Eh già. Giacinta e Alicia è rotta di collisione. Tutti punti extra. Tutti punti extra. La ruota! Mentre mi sto tingendo sempre più lentamente di verde, vi dico che questo episodio è finito. E quindi io vi do appuntamento a domani alle 15:30 con un nuovo episodio di Yokai Watch. Vi ricordo di dare un'occhiata in descrizione per la pagina Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo al prossimo video, bye bye!